Io cercherò di fare una cosa abbastanza difficile, cioè spiegarvi in modo molto breve come funziona il meccanismo complessivo della strategia marina, a che punto siamo e cosa ancora deve essere fatto. Perché poi successivamente il programma prevede che i referenti di quelli che abbiamo chiamato tavoli tecnici, cioè i tavoli attorno ai quali sono stati aggregati i principali elementi dei programmi di monitoraggio, vi illustreranno brevemente questo contenuto in modo da aiutarvi e consentirvi poi di fare la vostra parte, che è quella di metterci, di aiutarci, cioè di metterci in condizioni di capire se quello che stiamo facendo è nella direzione giusta, sia come contenuto sia anche come esposizione e come meccanismi per realizzarlo. Quindi la mia prima parte sarà, diciamo, di spiegazione del funzionamento, e poi vedremo insieme come abbiamo ritenuto di articolare il questionario, che ci consentirà appunto di avere le risposte che vi chiediamo sui programmi di monitoraggio. Due brevi parole sulla strategia marina: molti ne avranno già sentite molte, quindi mi scuso con loro se ripeterò qualcosa di già noto. Però è importante per me che si capisca bene la filosofia di uno strumento che per molti versi è non soltanto innovativo ma anche molto ambizioso, alcuni dicono utopistico, però sappiamo benissimo, non mi ricordo chi ha detto, che la realtà nasce dal sogno di qualcuno che riteneva una cosa impossibile invece possibile. Innanzitutto, se dovessi definire in 3 o 4 parole la strategia marina, direi che in primo luogo è uno strumento, come ricordava giustamente l'onorevole Velo, globale, cioè non è uno strumento di protezione ambientale pure e semplice, è uno strumento che ha lo scopo di considerare tutto ciò che riguarda l'interazione tra la protezione dell'ambiente marino in senso ampio e quelle che sono le attività che l'uomo realizza su questo stesso ambiente. Quindi di considerarla, di valutarla, di misurarla e poi di porsi dei traguardi ambientali. In questo caso ci si auspica entro il 2020, in modo che l'utilizzo di questo complesso di risorse e di ambienti resti, diciamo, in equilibrio tale che si possa continuare a utilizzarlo a tempo indeterminato senza distruggere, senza degradarne, diciamo, l'essenza. Quindi è un meccanismo globale che riguarda tutte le acque marine europee. È uno strumento, come dicevamo, intersettoriale, perché mette in comunicazione non soltanto la componente ambientale, ma anche la componente della pesca, dei trasporti, dello sfruttamento delle risorse minerarie, dell'energia, cioè tutti quegli elementi che possono creare un impatto sull'ambiente marino. Ed è per questo che è così importante che ci si parli non soltanto tra coloro che sono, come si dice, addetti ai lavori nel settore ambientale, ma anche e soprattutto con i soggetti sia, diciamo, locali che regionali che nazionali, che invece gestiscono quelle che sono le attività produttive che poi insistono sull'ambiente marino. È un meccanismo che proprio perché riguarda il mare per molti versi è diverso da quelle che sono le normali organizzazioni istituzionali di competenze. In questo caso contano fino a un certo punto gli stati, contano fino a un certo punto le regioni, perché il mare ovviamente conosce molto poco questi confini, ha delle sue regole che devono essere rispettate. Quindi presta la massima attenzione sia quella che è la componente sovranazionale del coordinamento di queste strategie. Ho fatto un paragone che magari non piacerà, però mi sembra abbastanza calzante, che per le regioni costiere dell'Adriatico è molto più importante quello che fanno le regioni costiere della Croazia e della Slovenia di quello che fa per esempio la Sardegna o la Liguria e viceversa, proprio perché la logica è quella del mare come centro di attrazione e di importanza di queste strategie. Un altro elemento, anche questo ricordato, è quello della partecipazione a tutti i livelli istituzionali. Un altro punto molto vero è quello di dire, l'ha ricordato mi sembra Gilda, che molto di ciò che avviene in mare poi torna a terra come effetti, e a sua volta il mare subisce molto ciò che si fa a terra. Quindi non è possibile pensare una strategia per quanto riguarda il mare se non ci si preoccupa sia di quello che succede prima a terra sia di quello che succede dopo. Un esempio che poi magari avremo modo di sviluppare meglio, soprattutto attraverso i contributi che dà l'agenda, è il discorso, faccio un esempio per tutti, dei rifiuti marini. È una strategia che per poter avere successo deve essere partecipata, proprio perché è così complessa, proprio perché è così ambiziosa, non può essere una strategia che viene scritta a tavolino neanche dal più importante o dai più importanti degli studiosi e degli accademici. Deve essere qualche cosa
che cerca di vivere nella realtà operativa di tutti i soggetti, dal cittadino singolo all'operatore, diciamo, dell'impresa, al responsabile dell'ente locale. Tant'è vero che è una strategia che è iterativa, ciclica. Ogni 6 anni si fa la somma di ciò che è avvenuto, si prende atto degli errori e delle mancanze e si cerca di rettificare, di correggere il ciclo successivo in modo da arrivare sempre più vicini ai traguardi che si devono ottenere. Questa è un po' la filosofia. Come è strutturata? È strutturata sostanzialmente in 4 fasi, chiamiamole così. Nella prima fase, che è già stata realizzata, si è fatto lo stato dell'arte, cioè si è cercato di capire attraverso il recupero di tutte le conoscenze nazionali, di tutti i soggetti che vi partecipano. L'ho copiata. No, no, sto guardando. Penso che sia utile. No, no, non vorrei che poi dico cose che sono diverse. Vabbè, questo è in inglese. Nella prima fase è stata realizzata quella che si è chiamata la valutazione iniziale, cioè ci si è posti la domanda a che punto siamo nella conoscenza dell'ambiente marino e nella valutazione di come stanno i nostri mari. Sulla base di questa valutazione noi abbiamo appreso 2 cose, anche se erano abbastanza, diciamo, prevedibili. La prima è che conosciamo ancora troppo poco. La conoscenza è un po' macchia di leopardo, in alcuni campi è migliore, in alcuni campi è peggiore, non c'è per niente. È anche abbastanza diversificata, nel senso che non è omogenea. Ci sono metodologie di rilevazione diverse, ci sono risultati che devono essere confrontati. L'altra cosa, l'altro aspetto, è che lo stato di salute dei mari italiani è molto variabile sia dal punto di vista delle aree geografiche sia dal punto di vista degli elementi qualitativi. La strategia marina, per individuare una condizione buona dei mari, ha individuato 11 elementi qualitativi che teoricamente dovrebbero essere tutti rispettati per poter dire i nostri mari stanno in una situazione soddisfacente di salute. Questi 11 elementi qualitativi sono stati chiamati descrittori e su questi si basa il meccanismo di attuazione della strategia marina. Il secondo passo è stato proprio di fissare degli obiettivi, cioè alla luce di quello che sappiamo. Questi sono i descrittori qualitativi. Alla luce di quello che sappiamo, ci siamo posti l'obiettivo di fissare per ciascuno di questi 11 elementi dove vogliamo arrivare in termini di qualità, quindi l'incremento della situazione. Per esempio la biodiversità va mantenuta incrementata, per esempio le specie indigene aliene devono essere tenute sotto controllo ridotte, per esempio i rifiuti marini devono essere anch'essi ridotti o eliminati, da raggiungere entro il 2020. Questi obiettivi si chiamano GES, che è un acronimo che sta a significare Good Environmental Status, cioè buono stato ecologico. Per ciascuno quindi di questi 11 descrittori abbiamo individuato a nostra valutazione qual è il buono stato ecologico da conseguire. Insieme a questi obiettivi la direttiva prevede che vengano individuati anche gli obiettivi ambientali di percorso, cioè dalla situazione iniziale, che è quella che ci è stata raccontata dalla valutazione iniziale, al buono stato ecologico c'è un percorso che di solito si realizzerà in fasi, che è scandito, che è fissato da quelli che abbiamo chiamato i traguardi ambientali, che sono poi gli obiettivi operativi che dobbiamo realizzare per arrivare alla fine del percorso a una qualità adeguata di questi 11 descrittori. Questa è la fase che è stata realizzata fino adesso. Noi stiamo ancora finendo di mettere a punto gli ultimi dettagli del buono stato ecologico e degli obiettivi ambientali, sempre con la collaborazione di questo comitato dove siedono tutti i soggetti istituzionali nazionali, dalle altre amministrazioni centrali alle regioni, ma anche a rappresentanze delle province e dei comuni, proprio per avere tutta la filiera. Però è importante, come scandisce la direttiva, avere anche la risposta il più possibile, diciamo, diffusa e puntuale di quello che è il pubblico, di quelli che sono gli operatori del settore. Ed è per questo che tutte le fasi della strategia marina devono essere sottoposte a una consultazione pubblica. Fatte queste prime 2 fasi, adesso siamo nella fase del monitoraggio, e cioè dobbiamo organizzare come migliorare le conoscenze dell'ambiente marino e soprattutto come misurare i progressi, e quindi i successi o gli insuccessi che mano a mano realizziamo, per controllare se ci stiamo avvicinando a quelli che sono gli obiettivi di buono stato ambientale. Alcuni hanno detto, vabbè, è un monitoraggio, ne facciamo tanti, uno più uno meno, non cambia la realtà delle cose. Ecco, questo è un
Potrebbe essere un gravissimo errore pensare così per due motivi. Prima di tutto perché questo, così come la strategia marina stessa, sono monitoraggi ambientali che hanno l'ambizione, qua il tentativo, di essere globali, cioè di ricomprendere all'interno del controllo di questi 11 descrittori tutti gli elementi che riguardano l'ambiente marino che hanno qualche importanza per definire la sua qualità complessiva. Quindi non sono settoriali, ma sono globali. Che è una sfida, posso dire, che fa tremare i polsi, però direi che nel medio-lungo periodo è l'unico approccio ragionevole se vogliamo ottenere un risultato globale e non correre il rischio magari di migliorare un elemento a scapito di un altro e poi alla fine trovarci che una cosa è migliorata ma un'altra è peggiorata e non teniamo sotto controllo complessivamente lo stato dei mari. Il secondo aspetto per cui il monitoraggio è importante è proprio perché nel momento in cui misura i progressi o gli insuccessi ci aiuta poi a determinare quelle che sono le azioni che dobbiamo realizzare per ottenere i nostri risultati. Quindi il monitoraggio deve dirci non solo dove stiamo, ma deve contenere anche tutti quegli elementi utili per poter organizzare le nostre azioni di correzione. Se per esempio il monitoraggio non considera, dico una sciocchezza perché lo considera, quali sono i problemi del turismo marino, e ovviamente sarà monitoraggio carente, perché poi ha una componente della strategia marina che non viene controllata, non viene raccontata ai decisori politici e su questo settore non si possono prendere le decisioni adeguate. Però proprio perché è così complesso, proprio perché è così difficile, il contenuto dei monitoraggi è stato il frutto di un lungo lavoro, di vari mesi, questi famosi tavoli tecnici in cui abbiamo chiamato a partecipare, oltre le amministrazioni centrali e le regioni, anche i principali istituti di ricerca e le realtà della ricerca nazionale, il CNR, oltre l'ISPRO ovviamente, il CONISMA, l'Istituto Superiore di Sanità, e abbiamo, come dire, fatto un progetto, abbiamo realizzato una proposta. Però questa proposta, prima di diventare la struttura dei programmi di monitoraggio, deve essere verificata da voi, dal pubblico, sia perché occhi diversi possono vedere cose che noi magari non abbiamo potuto vedere, perché gli esperti di settore a volte sono troppo esperti e troppo poco, come dire, pratici magari, pragmatici, e quindi è importante che voi condividiate con noi questo sapere e diate quelli che sono gli opportuni suggerimenti, anche perché sulla base di questi contenuti dall'inizio del 2015 si comincerà a lavorare su quella che è la quarta fase della strategia marina, e cioè come da un punto di vista della governance complessiva dobbiamo conseguire questi risultati, cioè si parlerà delle azioni concrete e operative per raggiungerle. Il monitoraggio ci dice che c'è troppo inquinamento che proviene da terra, benissimo, allora le azioni che dobbiamo realizzare probabilmente dovranno essere di rafforzare gli aspetti che riguardano la depurazione dei corpi idrici, che riguardano la pulizia delle spiagge, che riguardano l'eliminazione alla fonte di tutta una serie di contaminanti. Queste azioni ovviamente saranno l'aspetto forse più strategicamente delicato, perché non sono questioni che può risolvere il Ministero dell'Ambiente, saranno un pacchetto di azioni che il Governo nella sua interezza dovrà affrontare e condividere e poi dovranno essere realizzate ai vari livelli dei vari soggetti a cui competono, non certo solo dal Ministero dell'Ambiente. Quindi il Comune di Livorno, nell'ambito di questi programmi di azione, faccio l'esempio ovviamente di casa, dovrà realizzare tutta una serie di attività che sono di sua competenza, con quelli che sono i suoi interlocutori istituzionali. Anche i programmi di misure saranno sottoposti ovviamente a una consultazione pubblica, sempre nel preciso intento di far sì che i suoi contenuti siano innanzitutto conosciuti e per quanto possibile condivisi e migliorati in base alla reazione di tutti quelli che sono i soggetti, sia pubblici che privati. Vorrei dare un'ultima sottolineatura prima di vedere poi il questionario con voi per potervelo spiegare e per vedere quali sono le vostre reazioni rispetto a come è stato strutturato. Un elemento fondamentale richiamato dall'onorevole Velo è quello della necessità sempre più impellente di mettere più in comunicazione quella che è la componente ambientale e la componente economica, che adesso possiamo dire è il matrimonio inevitabile tra la strategia marina e la blue economy. Come la strategia marina partecipa e contribuisce alla blue economy e viceversa? Beh, innanzitutto contribuisce perché tutta la blue economy è basata su un patrimonio naturale che è l'ambiente marino.
Se questo ambiente, se questo patrimonio di base è deteriorato, si distrugge, la stessa blue economy alla fine appassisce, si riduce, perché se non c'è pesce, se non ci stanno turismo perché le cose sono degradate, se lo sfruttamento del fondo del mare non viene effettuato in modo appropriato, la stessa economia che si basa sul mare ne scappa. E quindi l'ambiente marino è il patrimonio di riferimento per questo tipo di attività. Ma questo è vero anche nell'inverso, nel senso che queste attività a loro volta devono aiutare l'ambiente marino a mantenere la sua integrità. C'è un termine tecnico che si chiama resilienza, vuol dire che lo sfruttamento di una determinata componente dell'ambiente deve essere tale da non alterare nel lungo periodo la sua capacità di continuare a fornire il servizio che poi garantisce un ritorno economico. E quindi è evidente che uno degli scopi politici strategici del semestre italiano è proprio quello di, attraverso anche la strategia marina, dare un contributo forte ed interazione fra l'economia blu come elemento cardine di quelle che sono le politiche del mare dell'Italia, insieme però all'attuazione della strategia marina che ne rappresenta il pilastro ambientale e l'elemento di salvaguardia del patrimonio naturale a cui si riferisce. Io su questa parte avrei finito, quindi chiederei se possiamo adesso più o meno rapidamente vedere il questionario. Andrei, come dire, passo passo, quindi farei vedere le domande. Le prime sono domande puramente di identificazione dei soggetti, come ha giustamente detto la dottoressa Morrone. Vorrei però soprattutto avere una vostra reazione. Non capisco, non mi piace, manca questo, su quelle che sono le domande su cui abbiamo strutturato il questionario. Tenete conto che è un tentativo difficile, perché si tratta di conciliare un questionario che parla di cose molto complesse, mantenendo in equilibrio domande che abbiano, come dire, un peso, che quindi possano contribuire a chiarirci la posizione di chi risponde, e nello stesso tempo farlo in modo abbastanza semplice, abbastanza sintetico, perché si tratta di un questionario che ovviamente non deve essere rivolto agli addetti ai lavori. Quindi non so se questa, perfetto, questa è la prima delle 1, 2 e 3, le domande generali. Come vedete, noi abbiamo, non so se mi giro, quindi il microfono lo si sente o non si sente, noi abbiamo già organizzato per categorie di riferimento di soggetti il questionario, proprio perché abbiamo poi l'ambizione, una volta che i risultati sono stati introitati, di fare delle elaborazioni che ci permettano, per categorie, per aree geografiche, per altri elementi, di tarare il più possibile quelle che sono le risposte. Quindi non soltanto abbiamo avuto, che ne so, 20.000 questionari compilati, la maggior parte dice questo, la maggior parte dice quest'altro. No, noi vorremmo sapere se la regione sotto del bacino adriatico ha in particolare queste criticità, il bacino ionico ha queste altre diverse criticità, oppure le associazioni di categoria del turismo balneare ha queste particolari criticità, cioè tagliare il più possibile in modo dettagliato. La seconda è una componente della prima. La terza, come dicevo, mentre le prime due riguardano l'identificazione settoriale, la terza invece riguarda l'identificazione geografica e ci permetterà di organizzare per sottoregioni ed eventualmente per regioni i risultati del questionario. Dalla quarta domanda invece cominciamo a parlare della sostanza. La prima domanda è, come dire, inevitabile, e cioè chiede di sapere, secondo la valutazione di chi compila il questionario, quale sia l'importanza di avere una direttiva comunitaria che mira a ottenere entro il 2020 un buono stato ambientale del mare e dei suoi fondali. Queste ovviamente sono domande a risposta sintetica. Io mi meraviglierei molto se qualcuno mettesse irrilevante o anche non lo so, però è importante soprattutto come riscontro per capire questa strategia fino a che punto è conosciuta, fino a che punto è condivisa, oppure lascia alcune fasce di interlocutori nell'incapacità di dare una risposta importante su quello che è la rilevanza di questo strumento. Come vedete, tutte le domande sono state strutturate, diciamo, in due parti. C'è una prima parte che consente un giudizio sintetico attraverso diciamo, delle graduazioni diversificate di partecipazione o no,
e una seconda parte che invece è libera e consente di dare dei commenti, degli arricchimenti che poi provvederemo ad elaborare e sintetizzare. La quinta domanda, allora scusate, una piccola precisazione: là dove vedete le parole in blu sottolineate, vuol dire che sono dei link, dei collegamenti a dei documenti, perché ovviamente il questionario è su un oggetto del questionario e questo oggetto è la proposta dei programmi di monitoraggio. Quindi il collegamento vi rimanda a dei documenti informativi che dovrebbero essere consultati da chi compila il questionario, proprio perché alla fine della lettura di questi documenti informativi dovrebbero avere i sufficienti elementi di giudizio per poter dire se e in che misura condividono quello che è stato fatto sulla base di questi documenti. Quindi nel momento in cui si chiede come viene considerato il percorso istituzionale partecipato e condiviso seguito per la strutturazione dei programmi di monitoraggio e chi è stato coinvolto, quei due collegamenti spiegano come è stato questo percorso istituzionale e quali sono stati fino a quel momento i soggetti coinvolti in questo percorso. E quindi si chiede: abbiamo agito correttamente, abbiamo mantenuto in equilibrio coinvolgere tutti senza però farne diventare una perenne e a volte difficilmente gestibile assemblea di condominio che non produce risultati? Sono tutte scelte di cui non siamo sicuri di aver colto, diciamo, di aver centrato l'obiettivo, e quindi abbiamo bisogno di avere altri riscontri per capire se e come possiamo migliorarlo. Io se non vedo come dire interruzioni o necessità di chiarimenti, vado avanti nella spiegazione del questionario. La sesta domanda è come dire un completamento della domanda numero 5, cioè al di là dei soggetti che abbiamo coinvolto e che vi sono stati spiegati nel documento illustrativo, abbiamo scordato qualcuno che ritenete importante? Possiamo migliorare quelli che sono i soggetti con cui interloquiamo, con cui colloquiamo per poter definire i contenuti, in questo caso specifico, dei programmi di monitoraggio? Se così è, dateci questi suggerimenti, che spesso e volentieri abbiamo visto che hanno fornito delle ottime indicazioni che noi non avevamo considerato. La settima domanda è un po' la più difficile, ma la più importante. Come vedete, anche in questo caso vi è un collegamento che rinvia quindi a un documento, perché la domanda che, considerando gli 11 elementi qualitativi che devono consentire l'individuazione di un buono stato ecologico dei mari, cioè quali sono le caratteristiche affinché il mare sia dichiarato in buone condizioni, chiede di darne una valutazione in termini di priorità. Perché non è detto che diverse categorie o diverse aree geografiche abbiano la stessa percezione di quali sono le priorità qualitative da conseguire per avere un buon ambiente dei mari italiani. Ci siamo accorti che c'è un elemento leggermente da rettificare, perché come vedete in questo caso la domanda è fatta in modo tale che si possa cliccare su uno dei pallini che hanno un numero in testa, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, per poter graduare l'importanza di ciascuno di questi elementi qualitativi. Noi, correggimi dottoressa Moroni se sbaglio, chiariremo che il ranking è l'1 è il meno importante e il 5 è il più importante. Quindi ve lo anticipo, verrà corretto sul sito. Se ritenete che per esempio i rifiuti marini siano importantissimi, bisogna cliccare, annerire, diciamo, la casellina al pallino 5, se ritenete che invece siano quasi trascurabili l'1, in modo che alla fine avremo una matrice complessa in cui potremo fare delle somme, delle operazioni e capire, a seconda di quelle che sono le categorie di portatori di interesse, le aree geografiche, qual è la graduatoria di elementi importanti per la qualità dell'ambiente marino. È scritto, ce l'abbiamo scritto. Ah, perfetto, è stato già aggiunto, benissimo, perché questo ce ne eravamo accorti al convegno di Roma. Ricordo nuovamente che questa lista non sono altro che gli 11 descrittori qualitativi che abbiamo visto in quell'altra precedente slide raffigurata con delle immagini di riferimento. Il documento illustrativo spiega sinteticamente ciascuno di questi descrittori qualitativi che cos'è
e qual è la sua funzione nell'ambiente marino, perché per esempio io posso immaginare che non tutti sappiano immediatamente che cos'è la rete trofica, oppure che cos'è una specie non indigena. Quindi il documento dovrebbe consentire di dire: benissimo, vi spiego che cos'è e quindi perché è stato considerato questo elemento nei programmi di monitoraggio. Li convince? No, in fondo a me che me ne frega di questo elemento qua, è poco importante. Può essere, siccome capirete bene che non c'è la possibilità di fare tutto subito anche per motivi di risorse, calibrare le priorità anche rispetto a soggetti particolari e aree definite per noi è un elemento strategico fondamentale. Possiamo passare alle 8? Allora, questo per noi è molto, come dire, è molto importante questa domanda, perché è il valore aggiunto italiano specifico di come è stata approcciata la strategia marina. Perché fin da subito il Ministero dell'Ambiente, insieme alle regioni, ha ritenuto che da un punto di vista proprio organizzativo la soluzione migliore fosse organizzare per sottobacini, cioè considerare l'unicità e la specificità dei sottobacini come elemento aggregante e centrale per definire le strategie marine. Questo ovviamente ha richiesto un enorme sforzo, soprattutto da parte delle regioni, che qui ringrazio nuovamente per l'ennesima volta, sia per aver condiviso questo approccio, sia per lo sforzo che hanno fatto per realizzarlo, per trattare elementi che fino a ieri erano stati quasi sempre trattati a livello di organizzazione istituzionale operativa della singola regione, in modo invece coerente e coordinato fra tutte le regioni che condividono uno stesso sottobacino. Sia la regione tirrenica che quella adriatica e anche quella ionica hanno presentato e collaborato col Ministero in modo da fornire dei quadri che non sono soltanto la visione della Toscana, della Liguria, della Sardegna, ma la visione strategica, ovviamente migliorabile, dell'intero sottobacino e delle sue esigenze. Però questo lo vogliamo chiedere anche al pubblico, sia ai portatori di interesse, sia a ciascuno di coloro che rientra in questionario. Questo approccio è importante, fondamentale, azzeccato? Potevamo magari trovare una situazione migliore? Perché anche questa opzione è un'opzione. In una seconda tornata della strategia marina potremmo tornare ad altre scelte, magari un'unica strategia nazionale o addirittura organizzare per ulteriori sottobacini. La domanda numero 9 è un po' una pagella riassuntiva dei programmi di monitoraggio, e cioè chiede in modo sintetico, ma anche in questo caso consentendo un commento, di dire: alla luce di quanto vi ho spiegato e tenendo conto dei documenti illustrativi che vi abbiamo messo a disposizione, quanto ci siamo avvicinati all'effettivo obiettivo di strutturare dei programmi di monitoraggio che considerino tutti gli elementi importanti di conoscenza in modo da tenere sotto controllo la strategia marina, la qualità dei mari e di consentirci di individuare quali sono le azioni occorrenti per poi conseguire questi risultati? Quindi è nello stesso tempo semplice come domanda, ma molto impegnativa, perché su questo calibreremo anche la necessità di riconsiderare in modo più o meno approfondito quelle che sono state le scelte per il momento, come dire, responsabilmente prese dal Ministero dell'Ambiente e degli altri interlocutori, ma che sono ovviamente non delle realtà rivelate, ma delle opzioni che abbiamo ritenuto opportune. Infine c'è ci sono due o tre domande che riguardano un'altra componente importante e fondamentale, che è la dimensione sovranazionale della strategia marina, proprio perché, come dicevamo prima, il mare non conosce confini e quindi ciò che si fa in Croazia arriva in Italia, nell'Adriatico e viceversa. A questo punto abbiamo una domanda numero 11 che chiede ai portatori di interesse e al pubblico di darci un segnale di quanto importante e quanta attenzione si debba dare alla dimensione sovranazionale della strategia marina. Perché? Perché ovviamente a parole è molto facile dire che bisogna fare un coordinamento sovranazionale, poi quando va a realizzarsi è un meccanismo molto difficile, prima di tutto perché bisogna equilibrare quelle che sono le diverse esigenze dei paesi che condividono una stessa sottoregione, che magari hanno una situazione economica, una situazione sociale, una situazione ambientale diversa, ma poi perché operativamente è un meccanismo molto complicato
che se raggiunto consente anche delle ottime sinergie, anche un risparmio dei costi operativi nell'attività da realizzare, però nel momento in cui bisogna strutturarlo è molto inferiore. Quindi la domanda chiede di condividere quale sia il vostro giudizio l'importanza di questa dimensione sovranazionale. E per avere un'ulteriore precisazione, si ricorda quali sono le principali categorie di soggetti con cui abbiamo interloquito a livello internazionale per definire i contenuti nelle varie fasi della strategia marina, li abbiamo indicati, però diamo la possibilità a chi compila il questionario di darci ulteriori precisazioni, soprattutto là dove si parla di convenzioni internazionali e regionali, accordi bilaterali e multilaterali e organismi tecnico-scientifici internazionali. Mi rendo conto che questa è una domanda che magari per molti che non sono in qualche modo collegati ai lavori e alle attività di questo settore può essere una domanda difficile da rispondere, però io mi immagino che per esempio tutte quelle che sono le associazioni di categoria esponenziale di interessi diciamo sia economici che sociali abbiano una sufficiente conoscenza per poterci dare delle indicazioni, quindi dall'Union Camere al WWF ad altri soggetti di questo genere che conoscono sufficientemente la realtà anche internazionale del settore ambientale e diciamo imprenditoriale siano in grado di darci queste indicazioni. Sì, ho praticamente finito perché tra l'altro è finita anche la presentazione. Mi auguro quantomeno di avervi spiegato sufficientemente come funziona il questionario. Nella tavola rotonda vi chiedo di utilizzare questo, il tempo che abbiamo, anche per farci delle proposte e dei commenti su come abbiamo scelto di strutturarlo. Grazie, scusate se non sono stato molto.